Vado. Una bella mattinata sulle note di Verdi, grazie al liceo musicale Attilio Bertolucci di Parma, al suo dirigente Tosolini, e grazie alla nostra scuola superiore, allo Zappafermi, alla vicepreside Giuliana Nelli, a tutti i ragazzi che questa mattina hanno partecipato a questa bella mattinata. Un gemellaggio, lo voglio definire così, uno scambio culturale tra una scuola importante, tra un liceo importante di Parma e la nostra scuola superiore, lo Zappafermi, da sempre legato alla musica, alla cultura musicale, come lo è tutto il nostro territorio. Quindi una bella occasione per far incontrare questi ragazzi, questi coetanei appassionati di musica e che ci hanno offerto una mattinata veramente bella. Abbiamo visto anche tanti cittadini borgotaresi che hanno voluto partecipare, questo ci fa molto piacere. Come amministrazione comunale siamo onorati di aver potuto ospitare questo evento e ci auguriamo che sia il primo di una possibile collaborazione che nel tempo, grazie ai dirigenti, alla professoressa Nelli e al preside Tosolini, contiamo di poter sviluppare grazie al loro supporto, alla loro amicizia e collaborazione. Amicizia e collaborazione che vede la musica come protagonista, la musica e i giovani. Quando si fanno queste iniziative con una musica così importante che sembra solo apparentemente lontana ai ragazzi come quella di Verdi, diciamo pure tranquillamente che si può sperare in un futuro davvero buono per i giovani, per la musica, per i loro maestri. La scuola è onorata di avere ospitato qui gli allievi del liceo Bertolucci, terza e conclusiva tappa di un tour iniziato a Parma, a Busseto, quindi in luoghi prestigiosi, e che si è concluso qui. Quindi noi onorati, e come diceva il sindaco prima, perché no, che questo sia l'inizio, la fine dei loro concerti per questo anno, ma l'inizio di una collaborazione che può diventare davvero estremamente preziosa.